Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, a seconda di quello che vedete questo video. Vi parlerò del fan service. Che cos'è il fan service? Il fan service sta per servizio di fan, ovvero, ecco, è la cosa che serve ad attirare l'attenzione del pubblico. Molto legato, è sempre stato legato agli ecchi, soprattutto negli ultimi anni è sempre stato molto legato. Arrivederci, se vi chiedete che cos'è Arrivederci, vi consiglio di guardare il mio precedente video che metterò il link giù nella descrizione. Il fan service si divide soprattutto in tre categorie ben distinte: quello vivente, in cui si vede che viene usato il nome, in cui si vedono gli organi che escono, come sono fatti esattamente. Oppure quello tecnico che si vede negli anime robotici o di guerra, in cui si vede l'arma nei minimi dettagli, si vede il robot come è fatto esattamente. Quello malizioso e o romantico, perché spesso quello malizioso è legato a quello romanticismo. Quello romantico è semplicemente qua nella storia. Ci sono molti dettagli sull'amore e proposito, niente piccante, niente di osceno, ovvero scene di baci prolungati, scene molto intense, anche quelle fan service, che è anche legato a quello malizioso, che a sua volta è legato a Lecci. Insomma, un bel miscuglio, un bel figlio che si ha con vari nodi. Quello malizioso, mentre una volta, negli anni 70, 80, 90, era molto legato alla storia, cioè serviva anche per andare avanti un po' la trama, ovvero i personaggi finivano per tutto il mondo, soprattutto nei cartoni animati e nei manga. Nei arti marziali il protagonista finiva per turno, non lo so, nelle serie Kenshiro, che finiva per turno, si vedevano i muscoloni, le vene fino ai più minimi dettagli. O nei Cavalieri Zodiaco, molte scene in cui Pegasus e Sirio si ritrovano per turno. Però erano proprio legati alla trama, oppure in Dragon Ball, la scena più famosa. Fan service è quella in cui lottano nel palazzo di Baba contro l'invisibile, mi pare Yamcha o Yanko, non so esattamente come si pronuncia, contro l'invisibile, che gli viene l'idea di abbassare il top a Bulma, che è aperto nudo, per smutare, vedi il seno nudo di Bulma e schizza sangue come una puntata, come la sia. Non sia morto dissanguato, non si sa, mistero. Comunque, mentre fino a metà degli anni 90, inizio del 2000, il fan service era legato alla trama, cioè serviva per dare un tocco di più alla trama. Per esempio, anche se Dragon Ball Z, Goku rimane aperto nudo e si vede perfettamente i muscoli, anche quello è fan service. Il rama mezzo. Rama finisce aperto nudo perché non si accorge di essere diventata una ragazza. Anche lì era strettamente necessario la trama, allo scorrere la trama dava quel pizzico in più che non bastava. Mentre negli ultimi anni, circa dagli anni 2000 in poi, il fan service è diventato spesso motivato, ovvero. La trama si reggerebbe tranquillamente in piedi, benissimo anche senza. Una serie che ha sia il fan service immotivato che quello motivato è Il Fan Paradiso di Rogate, in cui il fan service femminile è immotivato perché non c'è senso che i personaggi femminili finiscano nudi, mentre quello maschile è motivato dai combattimenti. Piccola particolarità su Rogate, lui ha lavorato agli ultimi Soul Calibur come character design.
piccola curiosità, un manga in cui il fanservice è immotivato è Battle Club di Yuji Shiozaki, anche se lui nel primo numero dice appunto che non è un manga sul fanservice, pieno di fanservice motivato, è un manga sul fanservice motivato, quindi è soprattutto molto ironico, molto molto carino, molto divertente. Per esempio un manga in cui il fanservice è a volte motivato, anche a volte no, ma è soprattutto pieno di scene ecci, è Makenki di Yumizu Takeda, mi sto sbagliando. Ops, spero di non rifarlo di nuovo. Ops, no, vorrei non rifarlo di nuovo. Comunque, a parte gli scorsi, a parte gli scherzi, a parte gli scorsi, questo è il fanservice. Di fanservice motivato, le due serie più famose sono Toodaloo e il suo seguito Toodaloo Darkness e High School Dixie, il cui fanservice è un po' più motivato. Sono belle serie da seguire? Sì, la storia si aggiunge bene anche se si fa service? Anche. Comunque, spero di aver concluso l'argomento. Spero di avervi annoiato. Sono sicuro che qualcosa sono riuscito a farmi spiegare. Anche se, con la voce che mi ritrovo, la voce che sentite non è frutto di magico computer. È proprio mia, quella mia naturale, originale, 1100%. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, commentate se volete. Tutto qui. Ci vediamo alla prossima. Con nuovi termini che vi spiegherò. Statemi bene. Ciao ciao. See ya.